Sono Suor Palmira, missionaria comboniana, appena arrivata alla comunità di Bari, delle Suore, e sono portoghese, lo vedrete dalle parole. E sono contenta di essere qui e di condividere questo piccolo pensiero che mi è stato chiesto. Stiamo alla fine del mese missionario e spero che in questo mese le attività che abbiamo vissute ci abbiano aiutato a riprendere con più slancio il nostro essere testimoni e profeti in questo bello mondo. La parola di questa domenica ci porta proprio al cuore e cuore del Vangelo di Gesù, ci porta all'amore, alle scriba che si avvicina a Gesù per chiedere qual è il primo dei comandamenti. Gesù gli dice: ascolta, tu amerai. Tu ama Dio e ama il prossimo come te stesso. Ama anche te stesso, ama quello che sei, ama la tua vita, ama la tua storia, ama quello che ti costituisce, la tua essenza. Nutriti di vita, di speranza, di fiducia, per poter anche aver cura della vita degli altri, di quelli che mettono nel tuo cammino. Tu amati, ama te stesso. Allora, noi sappiamo che l'amore passa attraverso la nostra vita, attraverso i piccoli o grandi gesti che compiamo, che facciamo ogni giorno, ma che devono essere impastati da molta tenerezza, amore, fiducia, speranza, molto affetto, perdono, bellezza, armonia, non so, e anche abbracci rassicuranti. Papa Francesco, e in Fratelli Tutti, al capitolo 3, mi ha toccato molto quando l'ho letto e mi ha anche fatto fare delle domande a me stessa. E lui dice che noi non siamo, se non siamo in comunione, se non siamo gli uni con gli altri. Io sono me stessa nella misura in cui sono con te, nella misura in cui mi lascio completare da te. Nella misura in cui comunico e mi relaziono con te, io sono più me stessa. E è bello sentire questo, sentire che non posso essere io a Islada, credendo di vivere da sola e di amarmi a me, perché l'altro ne completa. Allora, io credo che per amare veramente c'è bisogno di avere un cuore libero, un cuore che sa andare verso gli altri. E mi viene in mente il conto di un discepolo che va dal suo maestro e le chiede che cosa è l'amore. Il maestro le risponde: l'amore è l'assenza di paura. Allora il discepolo ribadisce: ma noi di che cosa abbiamo paura? E il maestro le dice: abbiamo paura dell'amore. Sì, noi abbiamo paura dell'amore perché l'amore ci implica molto. Io ho visto nella mia vita e negli anni in Mozambico, in Spagna, con gli immigrati, io ho visto tanti, ma tanti gesti di amore fatti verso di me, verso gli altri, da persone semplici, poveri, che a vederle sembra che non hanno molto da arricchirti o da darti, e che tu poi le vedi e sono persone piene di amore e persone che non hanno paura nel cuore, persone che si svuotano per te. E hai visto lì in Mozambico nell'anno 2000. Abbiamo vissuto una grande carestia di fame a causa della siccità. E allora io lì ho capito cosa è veramente la fame, quando si dice io ho fame. Io non lo avevo capito prima di quel momento. E mi ricordo che un giorno uscivo dal centro di salute e una signora mi avvicina e mi dice: Palmira, io ho fame. E io gli ho detto: io non ho
era quello che si ascoltava all'orecchio. E allora lei mi guarda e mi dice: "E tu oggi non mangi?" Allora per me quello è stato, non so, come una pugnalata allo stomaco. E io ho detto sì. Allora vieni con me. È venuta con me. Abbiamo condiviso quello che c'era da mangiare e alla fine gli ho dato un po' di farina e fagioli da portare a casa. E qual è la mia sorpresa quando ho saputo che lei nel ritorno a casa è passata da un'anziana e ha condiviso con l'anziana anche quello poco, un po' di quel poco che le avevo dato io. Allora ho visto queste persone che veramente non hanno paura di amare e che sono capaci di condividere. Io ho capito il Vangelo con loro. Io ho capito che non si può possedere le cose per noi, non possiamo trattenere la vita, niente, i beni, non possiamo accaparrare, che le cose sono fatte per circolare, che la vita deve circolare. E che circolando l'abbiamo per tutti, ma la fa circolare solo chi ha un cuore pulito, chi non ha paura di amare. Io vorrei concludere questo piccolo messaggio con una poesia di Pedro Casaldáliga, un grande vescovo del Brasile e anche poeta, che ha fatto causa comune con i più poveri. E lui ha scritto, ha detto, ha lasciato per noi questa poesia che dice: "Quando arriverò davanti a te, Signore, tu mi chiederai se io ho amato. Ed io, senza dirti parola, senza dirti nessuna parola, aprirò il mio cuore pieno di nomi." Ecco, e così vorrei che fosse la nostra vita, aprire il cuore pieno di nomi, nomi diversi. Buona continuazione della missione a tutti noi.